clamorosa svolta nelle indagini sulla vicenda di Palma di Montechiaro. Alla fine, con molta probabilità, è stata la donna a voler sfregiare l'uomo. Questo è quanto emerso dall'ulteriore segmento investigativo che ci ha consentito appunto di riscontrare degli elementi di gravi indizi di colpevolezza a carico della donna. Quindi è stata un'indagine complessa che ha impegnato gli uomini della squadra mobile del commissariato di Palma di Montechiaro e della polizia scientifica praticamente giorno e notte. Nonostante le difficoltà, la complessità del caso che si è presentata sin dal primo momento. Fortunatamente però gli elementi raccolti hanno consentito, a nostro avviso, in questa fase delle indagini, di ristabilire la verità e di poter dire in questo momento che appunto i gravi indizi di colpevolezza appunto ricadono sulla signora che appunto avrebbe sfregiato il suo ex marito con dell'acido, provocando addirittura delle ferite e delle lesioni che in questo momento appaiono addirittura irrimediabili. Come diceva il procuratore capo, le indagini non sono concluse. Le indagini non sono concluse, non le abbiamo mai concluse, altrimenti se noi ci fossimo accontentati della prima verità, quella riferita dalla signora, le indagini si sarebbero concluse però con un approdo che non sarebbe stato veritiero. Invece l'impegno della squadra mobile, degli uomini del commissariato di Palma di Montechiaro e della polizia scientifica sono invece stati, come dire, al momento attuale utili per poter arrivare ad una verità che appunto possiamo considerare acquisita, almeno al momento, allo stato degli atti. C'è qualche ipotesi sul movente, dottore? Non posso dire altro in questo momento. È stata una triste vicenda e infatti sembrava una storia che molto spesso sentiamo, la donna aggredita dal marito, e così sembravano andare in un primo momento i risultati, ma subito dopo, non fermandosi alle apparenze, il risultato è stato ben diverso e grazie all'attività che abbiamo svolto veramente in sinergia con la squadra mobile, la polizia scientifica e la procura di Agrigento.